proprio all'interno di una della corte della piazza principale del Duomo di Tropea, perché è una Tropea inedita, perché con le telecamere di Melito TV stiamo per andare a visitare anche una Tropea sommersa. Partiremo dal Museo Diocesano, dove attualmente vi è una mostra in cui l'oro è il filo conduttore, poi andremo a vedere la cappella di Monte Pietà ed infine la cappella dei Nobili. Un giro particolare che attraverso le nostre telecamere vorranno farvi vedere a voi pubblico da casa come Tropea e questo e tanto altro architettonicamente e anche artisticamente. Consiglio del dottore Pasquale Schieriti, stiamo per visitare e per sentire questo io conduttore e ci troviamo proprio all'interno del Palazzo Vescovile, all'altezza praticamente del piano del mezzano ed esattamente come tutto quello che voi potete notare appartengono alle esistenze di vaste necropoli con sepolture di età tardo-antica nell'area urbana di Tropea, quando proprio nel 1857 vennero condotti i primi scavi da Ciro Moschiti. E poi interessante questa teca dove da Piazza Duomo brocchette in ceramica comune e sigillata africana, dove tra l'altro con le telecamere non può passare inosservata dalla tomba denominata numero 38 di questa crocetta reliquario in argento e bocchette in vetro soffiato e due brocchette acrome in terracotta. Invece quello che forse è il ritrovamento archeologico più importante per quanto riguarda Tropea, proprio perché è un unicum in un certo senso per quanto riguarda la penisola italica, troviamo qualcosa di simile in Sardegna, ma soprattutto la tipologia di tombe che viene ritrovata in questo caso nella piazza proprio antistante la cattedrale è una tipologia che si ritrova nel nord dell'Africa, cioè soprattutto in Algeria ed in Tunisia. Una scoperta fondamentale perché ci permette di ipotizzare una ripopolazione della rocca sulla quale c'era appunto la città di Tropea, grazie proprio ad un'immigrazione di genti che provenivano dal Nord Africa, probabilmente nell'epoca delle invasioni barbariche, probabilmente scacciate dai Vandali che arrivano appunto a conquistare tutto il nord dell'Africa, e sono delle tombe che proprio per questo motivo hanno una grande importanza innanzitutto dal punto di vista tipologico e poi anche per quanto riguarda la presenza di tutte le lapidi che troviamo incastonate nelle cosiddette cupe. Le cupe sono praticamente queste che vediamo, che sono le coperture delle tombe. Le tombe in realtà erano scavate direttamente nella roccia, possiamo vedere qui proprio la fotografia all'epoca dello scavo con tutta la pavimentazione della piazza rimossa. Questa è tutta la serie delle tombe, delle alcove che venivano scavate proprio nella roccia di tufo. Qui si inseriva ovviamente il cadavere, si inserivano i corredi, anche in questo caso nei corredi è stata trovata moltissima ceramica cosiddetta sigillata africana, proprio prodotta in Africa. Poi tutto veniva ricoperto con delle assi di legno e con queste cupe appunto cosiddette, questi ammassi di laterizio e malta, in cui venivano messe appunto le lapidi, e anche queste sono interessantissime perché le particolarità del latino volgare che andiamo a trovare sono proprio riferibili dal punto di vista della storia della lingua al nord dell'Africa. Tra l'altro sono delle tombe da questo punto di vista quasi contemporanee in un certo senso, perché abbiamo tutto ciò che troviamo nelle tombe attuali, quindi il nome del defunto, gli anni che aveva nel momento della morte e il nome della moglie o dei figli eventualmente che hanno deposto la tomba, e troviamo anche una cosa molto particolare che andiamo a vedere proprio qui vicino alla lapide, che è quest'incavo che veniva realizzato appositamente per mettere il lumino, quindi veniva messo appunto vicino alla lapide per poterla leggere eventualmente anche di notte, ed è una cosa molto particolare da sottolineare perché abbiamo proprio questo spostamento della luce al di fuori dalla tomba appunto in epoca cristiana, a differenza delle precedenti epoche greche e romane che mettevano all'interno del corredo tombale le famosissime lucerne di cui i nostri musei sono pieni.
signori, qui continuiamo, come dicevo, il discorso archeologico. Abbiamo una mostra temporanea allestita dalla soprintendenza intitolata I signori del promontorio, perché qui non abbiamo materiale relativo a Tropea nello specifico, ma abbiamo materiale proveniente un po' da varie zone, appunto, del promontorio del Monte Poro, da Nicotera alla famosissima necropoli di Torre Galli. Qui faccio notare, parlavamo anche prima, le coppe da vino. Queste sono materiali provenienti dall'Attica, sono le famosissime, classicissime coppe attiche per il vino, che ritroviamo in grande quantità, quindi questo ci dà l'idea del fatto che nella nostra zona, a livello della Magna Grecia, ci fosse il rituale del banchetto. Ma non solo, la cosa molto interessante che ritroviamo grazie proprio a quelli che sono i materiali esposti in queste vetrine è la presenza dei riti di Bacco, e questi li abbiamo grazie alla testimonianza che ci viene da questa coppa in particolar modo. Questo qui è il cosiddetto Cantaros, è la coppa specifica di Dioniso, con cui viene molto spesso ritratto, ed è l'unica coppa in cui esclusivamente i sacerdoti durante i riti potevano consumare il vino puro, mentre, come sappiamo, durante i banchetti il vino dei greci veniva consumato allungato con l'acqua all'interno dei crateri, poi si mettevano anche spezie, miele e quant'altro per renderlo più gradevole e soprattutto più leggero. Quindi era una questione da una parte pratica, perché dovendo durare 8-10 ore il banchetto ovviamente non ci si poteva essere già storditi dopo mezz'ora, e dall'altra era una questione ovviamente sacra, perché il vino era comunque la bevanda di Dioniso e solo in quelle determinate occasioni poteva essere consumato. La presenza di questo vaso molto probabilmente da legarsi, tenendo conto di quella che è tutta la cultura magno-greca della zona, anche al ritrovamento forse più importante per quanto riguarda Iconion, della cosiddetta laminetta orfica. La laminetta orfica è quella che testimonia appunto la presenza di questi riti cosiddetti misteriosofici legati alla vicenda di Orfeo, che come sappiamo erano anche legati alla figura di Bacco. Infatti, come troviamo proprio scritto all'interno della lamina, alla fine si parla di queste persone che una volta arrivate nell'aldilà festeggeranno insieme ai mistai cosiddetti, quindi agli altri appartenenti alla setta, e ai baccoi, cioè a quelli che erano appartenenti e facevano i riti di Bacco. Ma soprattutto sappiamo appunto il legame molto profondo che c'è fra la figura di Orfeo e quella di Bacco, perché Bacco praticamente è il mandante dell'omicidio poverino di Orfeo, perché era geloso in quanto praticamente adorava Apollo e non lui, e quindi gli manda le menadi ubriache a distruggerne il corpo. Naturalmente un assaggio di quella che è la Tropea archeologica, quindi tutto ciò che è di derivazione magno-greca attraverso queste bellissime vetrate. Ma qui ci troviamo all'interno del palazzo vescovile, tra l'altro rimesso a nuovo con questo restyling che esalta poi tutto ciò che ha a che fare con i beni non solo lapidei, ma anche tutto ciò che ha a che fare con l'arte sacra. E non a caso mi trovo in uno dei bracci che tra poco andremo a vedere, che è dedicato a Francesco Cozza, uno dei grandi artisti calabresi. Ma di questo e di tanto altro lo vedremo in itinere in questa visione in notturna di Tropea. All'interno del palazzo vescovile, la cappella che Monsignor De Pau aveva fatto costruire per sé, e come le telecamere vi possono far mostrare, Monsignor De Pau era originario di Terlizzi in Puglia e fu vescovo di Tropea dal 1752 al 1782, e proprio questa cappella ha la caratteristica di essere in stucco dipinto con finto marmo giallo, e la bellissima tela che le telecamere stanno riprendendo per voi è l'Adorazione dei Pastori dipinta da Cosmo Sannio e ripresa da una composizione di Corrado già
V. L'opera si trovava originale già nella cappella del Purgatorio a Terlizzi, appunto di proprietà della famiglia del Vescovo. E naturalmente in alto si trova lo stemma di Monsignor De Pau, così come naturalmente io mi avvicino e se le telecamere me lo permettono, in basso il simbolo appunto di Monsignor De Pau, che tra l'altro è lo stesso del pavimento. E tra l'altro il simbolo di Monsignor De Pau, che è questo bellissimo pavone, lo ritroviamo in queste maioliche, queste bellissime maioliche quasi acquarellate, che danno appunto l'idea di questo fregio, di questo simbolo della famiglia De Pau. Quindi un richiamo continuo che si ritrova anche all'interno di questa splendida cappella. Praticamente all'iconografia della Vergine, quindi abbiamo quasi tutte tranne l'affresco che vedono alle mie spalle, che proviene dalla chiesa di Santa Chiara e rappresenta appunto la figura di Santa Chiara, morte di Santa Chiara in particolare, che è un'eccezione d'allestimento proprio perché poteva entrare solo in questa stanza, ma il resto sono tutte immagini relative alla Madonna, in particolar modo alle loro spalle sottolineo la serie delle cosiddette sette feste della Madonna, che si trovavano proprio all'interno della Cappella dei Nobili, che è la cappella che vedremo poi all'esterno. Attualmente queste opere si trovano all'interno del museo per motivi di conservazione, perché sono state restaurate, ma anche la cappella che vedremo restaurata ancora non ha delle condizioni di sicurezza dal punto di vista soprattutto dell'umidità, per cui sia consentito riportare le opere nella loro location originale. Lì comunque vedremo, perché si è tentato di mantenere comunque il colpo d'occhio, le copie di questi quadri che sono stati posti proprio al posto, quello che era al posto dei quadri originariamente. Qui vediamo, sottolineo soprattutto questa, al centro, l'Annunciazione che si trova sull'altare maggiore, in quanto tutta la cappella era proprio dedicata all'Annunciazione della Vergine, ed è il quadro più antico delle serie che abbiamo, e del tardo manierismo, siamo alla fine del Cinquecento. Gli altri quadri sono tutti del Seicento, a parte il primo in ordine da destra, che è un rifacimento di un pittore europeano di fine Settecento. Gli altri tra l'altro hanno tutti lo stesso stemma, come possiamo vedere, quindi le famiglie D'Afflitto e Pelliccia, due famiglie nobili tropeane che nel Seicento usavano in quartare i loro stemmi grazie proprio ad un'unione matrimoniale, che sono state commissionate proprio appositamente per la cappella. Quello interessante dal punto di vista strettamente storico, sotto l'aspetto di quella che è un po' la diffusione di alcuni modelli nei piccoli centri, e la prima è questa Immacolata, che praticamente risulta essere una copia di un'Immacolata di Luca Giordano che troviamo al Museo Diocesano di Cosenza, che a sua volta è una copia di un'Immacolata di Pietro della Cortona che si trova a Perugia. Quindi c'era molto spesso questo, nel Seicento soprattutto, questo utilizzo di modelli di altri pittori. Sempre seicentesca è la Madonna incoronata con gli angeli musicanti, che proviene dalla chiesa di Santa Maria della Pietà, una delle tante chiese che erano di pertinenza dei monasteri presenti a Tropea. Più prettamente tropeano, quest'opera, questa tela di Giuseppe Grimaldi, che era proprio un pittore nativo di Tropea, che va a fare scuola di pittura a Napoli negli anni immediatamente successivi alla morte di Luca Giordano, ed è uno dei tanti che nel sud Italia vanno a diffondere il giordanismo proprio nei piccoli centri. Proseguendo andiamo a vedere la sala dedicata alla scultura lignea. Prego. Alla scultura lignea dal punto di vista dei materiali. In pratica il museo, secondo un doppio filone, uno tematico
devozionale e uno relativo ai materiali imposto dalla soprintendenza ai beni monumentali e alle gallerie della Calabria. Quindi qui abbiamo tutta la scultura lignea e tematicamente la sala è dedicata alla testimonianza dei santi e dei martiri. Proprio qui abbiamo questo crocifisso in legno scolpito che rappresenta appunto la crocifissione di Cristo e quindi idealmente il primo martirio. È l'opera tra l'altro più antica, perché la maggior parte di quelle che vediamo sono opere del 1600, si nota immediatamente proprio per la profusione di foglia d'oro che ricopre queste statue. Questa invece è del 1400 e attribuita alla bottega Gazzini Senior, quindi probabilmente viene della Sicilia, ed è molto interessante anche perché dal punto di vista prettamente artistico rappresenta una specie di passaggio da quella che è la stilizzazione del corpo umano tipicamente meridionale, ancora bizantina, che troviamo per esempio nella resa quasi geometrica delle costole, ad una ricerca di aderenza più precisa a quella che è l'anatomia del corpo umano, che ritroviamo per esempio nella parte bassa con queste gambe che sono scolpite in maniera quasi perfetta, con le vene in evidenza e addirittura anche qui le dita dei piedi realizzate in maniera molto fine, con addirittura le unghie andate a scolpire in maniera molto precisa. Purtroppo mancano le dita della mano, questa è una curiosità, si deve ad un rifacimento settecentesco della cappella della chiesa in cui questo crocifisso era posto, la chiesa di San Francesco d'Assisi a Tropea, nel centro storico. Praticamente pare che non entrasse più il crocifisso nella centina realizzata e quindi hanno purtroppo dovuto andare ad amputare. Le altre opere, diciamo, sono seicentesche, abbiamo sia dei piccoli busti reliquari, in molti di questi possiamo andare a vedere nel piedistallo è conservata la reliquia del santo che rappresentano, in altri casi purtroppo la reliquia è andata perduta, e poi abbiamo anche molte statue a figura intera. Faccio notare in particolar modo questo magnifico Sant'Antonio, che è una statua del 600 di Fra Diego da Careri, uno scultore lombardo che, essendo un monaco francescano, praticamente come sappiamo all'interno degli ordini religiosi, le opere d'arte viaggiavano anche a molti chilometri di distanza. È un'opera molto particolare proprio per la posa e l'eleganza straordinaria della figura del santo. Anche in questo caso si può notare una particolarità dovuta all'uso che si faceva di questi oggetti in un certo senso. Questa è una statua che originariamente nasce come statua da nicchia, successivamente la devozione del popolo pretende e decide che debba andare in processione, quindi come possiamo vedere vengono fatti questi fori per poter inserire le viti per attaccare la statua alle assi dei portantini. Ma non solo, e lo possono vedere da dietro, siccome era troppo pesante praticamente sono andati a svuotarla un pochino, sono intervenuti in una maniera un po' fuori da quelli che sono gli attuali canoni di intervento su un'opera d'arte, ma all'epoca era più importante la funzione, quindi la necessità di portare questa statua in processione all'epoca, non sappiamo precisamente quando, è stata considerata più importante dell'integrità del manufatto. Prego signori. Di questo stile romanico romano ricostruito.
Fortunatamente molto del materiale siamo riusciti a conservarlo, purtroppo tante cose sono andate perdute proprio durante quei lavori, ma siamo riusciti a conservare queste grandi pale d'altare, sono tutte di epoca tardo settecentesca, sono praticamente, rappresentano quello che è stato il rifacimento della cattedrale dopo il terremoto del 1783, sono sia quadri di commissione vescovile che di commissione patrizia. Abbiamo un'opera leggermente precedente che è del 1730-40 più o meno, che rappresenta San Gennaro, che si trovava all'interno dell'altare dedicato al santo, all'interno della cappella dedicata al Santissimo Sacramento, questo per volere del vescovo Monsignor Guglielmini, che fu quello che fece costruire appunto la cappella e fece fare all'interno proprio un altare da dedicare al proprio santo eponimo, infatti Gennaro Guglielmini era proprio il nome di questo vescovo. Vescovo che decide, quando arriva a Tropea, di portare la tradizione tipicamente napoletana di realizzare le statue o, in alternativa, i busti in argento dei santi patroni. Quindi, su input del vescovo e con praticamente il contributo economico di tutta la cittadinanza tropeana, viene realizzata a Napoli nel 1738 questa straordinaria opera che rappresenta Santa Domenica, la patrona principale, quella storica di Tropea. È un'opera processionale, quest'opera andava in processione anticamente, successivamente si è deciso di non diciamo di evitarne questo stress, soprattutto dopo l'ultimo restauro, a causa proprio delle scossoni che vengono dati durante la processione a quest'opera, che è una tutta in lamina in argento, cesellato e sbalzato su di un'armatura metallica, quindi è un'opera leggerissima ovviamente, però anche molto delicata. È un'opera che si deve alla bottega Avellino, alcuni degli argentieri più importanti della Napoli settecentesca, interessante perché deve essere vista a 360 gradi, quindi tutto il lavoro degli scultori, degli orefici, è andato anche nei dettagli relativi al tessuto che ricopre questo manto straordinario, che ricopre la giovane con l'imitazione dei tessuti broccati dell'epoca, con questa straordinaria fantasia floreale. Poi abbiamo interessante anche una vista di Tropea stilizzata ovviamente, però come era all'epoca, quindi quando c'erano ancora dei segni di quella che era la fortificazione, quindi le porte, i bastioni che le difendevano. E poi la particolarità agiografica, se così vogliamo dire, rappresentata dai lupi, che praticamente rappresentano l'episodio della vita di Santa Domenica in cui i romani tentano di ucciderla gettandola nell'arena per essere sbranata dalle belve feroci. Questa sala, appunto, diceva il dottore Schieriti, vi sono dei reliquiari. Vediamo come è composto un reliquiario. Intanto abbiamo praticamente un basamento che è un basamento ottagonale, in questo caso, dove vi è questa riproduzione in finto marmo. Il santo è San Carlo, bellissima la lavorazione aurea che naturalmente fa intravedere poi quelli che sono i decori, ma la parte più importante, come voi potete notare, è qui quasi all'altezza del cuore. Questa parte, praticamente questa lente vera e propria, va ad indicare proprio la parte della reliquia, e quindi questo è uno dei tanti pezzi importanti della cattedrale di Tropea, un pezzo del 1649, ma tanto altro all'interno di questa scoperta notturna di Tropea attraverso i suoi beni architettonici, i suoi beni mobili. E oreficeria napoletana anche in questo caso, abbiamo uno straordinario lavorio anche in questo caso per quanto riguarda proprio il cesello di questa lamina in argento che ricopre delle tavole in legno,
abbiamo questa straordinaria fantasia vegetale che va ad incrociare due scene istoriate al centro. Tutte e due sono relative a due episodi importantissimi delle leggende che costellano tutta la storia della Madonna di Romania. La prima, possiamo anche avvicinarci, vede un vascello che praticamente solca il mare al largo di Tropea e che rappresenta proprio la leggenda che vuole la Madonna arrivata qui a Tropea tramite una nave che, come qualcuno forse sa, non riusciva a proseguire il cammino, si era arenata praticamente e riuscì a ripartire solo quando il vescovo decise di lasciare questo quadro qui a Tropea, che era stata praticamente scelta dalla Madonna come propria dimora. Quella destra è quella che comporta invece il fatto che la Madonna sia stata posta all'altare maggiore. Prima, fino al 1600, ai primi mesi del 1638, il quadro si trovava su un altare sulla navata destra del ponte. Proprio per questo motivo, per la rarità dell'oggetto e la rarità anche della, dell'iconografia del Cristo in croce che troviamo, che non è ovviamente la classica iconografia che ritroviamo noi nelle nostre chiese, che abbiamo visto nella sala precedente con il crocifisso ligneo, quindi il torso nudo del Cristo coperto solo da un perizoma, mentre qui il Cristo è coperto da una tunica che totalmente ne ricopre il corpo fino alle caviglie. Di sue parti, come dicevo, è sparso un po' nei vari magazzini del museo, purtroppo sono delle parti che ancora non è stato possibile, come dicevo, ricomporre, sono rimaste qua in deposito. Questa è la cappella del Monte di Pietà, come accennavo, è una cappella trecentesca, come si vede in maniera molto ovvia ed elementare da quella che è la struttura, con questa crociera costonata ogivale. Come possiamo notare è il tipico gotico italiano, quindi non un gotico slanciato e vertiginoso, tra virgolette, come quello europeo, in particolar modo francese. Come sappiamo, il gotico in Italia si sviluppa con delle linee più equilibrate, probabilmente per quello che è, diciamo, era stata la grande tradizione di architettura romana e successivamente romanica. La chiesetta praticamente dobbiamo considerarla più grande perché praticamente era formata da due corpi uguali che si ripetevano praticamente oltre quel muro e ha subito purtroppo molte modifiche, una delle quali proprio la decurtazione di una delle sue parti principali in pianta per creare praticamente le scale. Come dicevo, in pratica questo edificio è stato piano piano inglobato dal Palazzo Vescovile ed era già era diventato il cosiddetto Monte di Pietà. In realtà questa chiesetta trecentesca perde praticamente a un certo punto il suo uso di chiesa e grazie alla donazione di un nobile tropeano, Scipione Carlutti, diventa il cosiddetto Monte di Pietà, altro non era che praticamente un ufficio nel quale si rivolgevano i poveri lasciando dei pegni, appunto praticamente una specie di monte dei pegni, per ricevere in cambio del denaro, questo per poter sostentare la famiglia. Questo era un intervento della seconda metà del Cinquecento molto in voga, soprattutto dopo il Concilio di Trento, per dare un po' di respiro alle popolazioni ed aiutarle e cercare soprattutto in alcune situazioni di stare lontano, così di evitare di finire nel cappio dell'usura. Thank you.
controbeani che chiamano in questa maniera questo luogo, perché era appunto la cappella privata della congrega di cui facevano parte molti dei nobili introbeani. In realtà la chiesa era dedicata all'Annunciazione, come sottolineava anche al museo il quadro che ritroviamo sull'altare maggiore, ed era la chiesa appunto dell'Annunciazione della congrega di San Nicola. Quindi la figura di San Nicola era anche presente, non la vediamo attualmente perché praticamente il quadro con la figura di San Nicola si trovava nella cimasa, nella zona vuota che vediamo in alto dell'altare maggiore. Si trova attualmente in attesa di restauro nei magazzini del museo anch'esso. La cappella, come possiamo vedere, è ad aula unica, è un piccolo oratorio che appunto aveva la presenza sui lati degli scranni per le sedute dei membri della congrega. Le sedute non sono quelle originali, sono frutto di un restauro ottocentesco di questo edificio, dello stessa epoca, e il ballatoio in legno che possiamo vedere che ricalca lo stesso disegno della balaustra delle sedute. Questo rifacimento era stato molto importante anche perché sappiamo dalla visita pastorale di Monsignor Leo, che diventa vescovo a Tropea nel 1909, che all'epoca praticamente la cappella era pulita senza umidità e senza bisogno di restauro alcuno. Questo è proprio scritto nella visita pastorale. Purtroppo nei decenni successivi, a causa probabilmente proprio dell'umidità che penetra in particolar modo da quella zona, dalla parte della sinistra guardando all'altare, e la cappella è andata pian piano a perdere la maggior parte degli affreschi, soprattutto per quanto riguarda la volta. Nel restauro sono stati conservati fortunatamente alcune delle parti originali, come si può vedere con il fondo in oro che risplende e che purtroppo non è stato ripristinato anche nelle parti ridipinte. E questo, da un certo punto di vista, è andato a un po' ridimensionare, insieme ad un altro intervento, quello che doveva essere l'idea del costruttore della cappella, quindi tutto questo fondo oro dipinto e anche i vetri delle finestre che prima del restauro ultimo erano gialli, quindi avevamo tutta questa luce che entrava da est praticamente, in particolar modo col sorgere del sole, che inondava praticamente di una luce dorata tutto questo piccolo scrigno. L'altare è in legno dipinto a finto marmo, su questo appunto c'era il quadro che vediamo, abbiamo visto al museo di cui vediamo la copia, e abbiamo tutti i quadri, come dicevo, come sottolineavo, abbiamo proprio questa ricostruzione che si deve proprio alla volontà di ripristinare e di mantenere questo luogo da parte della stessa congregazione dei Bianchi, che comunque è ancora in vita e ultimamente ha ricevuto proprio il decreto monumento dal vescovo di essere i custodi in pratica storici e anche attuali per il futuro di questo luogo. Quindi noi siamo qui anche grazie a quello che è l'accordo fra il museo per quanto riguarda questi tour speciali e la congrega dei Bianchi di San Nicola, che mi sento appunto il dovere di ringraziare non solo perché ci concede di fare questo tour, ma proprio per il lavoro che fanno per la manutenzione ordinaria e per la pulizia di questo luogo, che purtroppo in alcuni anni è stato soggetto ad incuria che ha portato alla situazione che possiamo notare. Un'ultima cosa che faccio vedere, se si spostano verso di me, ed è una chicca cueva alla costruzione della cappella, ed è l'organo in canne che vediamo lì sulla cattoria, che ovviamente vediamo le canne dell'organo fiammanti perché sono state sostituite durante l'ultimo restauro, ma tutto il resto è tutto originale del XVII secolo, con tutte queste queste parti di vite sul legno, anche queste inserti appunto dorati tipici del 1600. Che durerà fino a dicembre, sono praticamente dei collezionisti privati calabresi che hanno concesso questi quadri del 1600 al museo. Sono delle opere di autori calabresi, oltre a Luca Giordano, che lavoravano tra Napoli e Roma soprattutto. E i calabresi sono Francesco Gozza, Gregorio Preti e Mattia Preti.
sono dei pittori molto studiati, sicuramente al di là della moda tra virgolette o della nuova voga di Mattia Preti, grazie a quello che è stato il libro che ha scritto Vittorio Sgarbi su questo pittore, è uscito proprio in occasione del centenario della nascita. Oltre a questo, diciamo, sono dei pittori che finora, forse per motivi un po' legati alla critica, hanno avuto poca fortuna. In particolar modo Francesco Corsa, che è il più sconosciuto, era uno dei pittori calabresi che erano attivi a Roma nel 600, più quotato, aveva... signora, niente foto, per favore. Ok. Qui non si possono fare, perché non sono fotografi. Prego, si immagini. Dicevo, Francesco Corsa è un pittore che addirittura teneva lezioni di prospettiva presso la Pontificia Insigne Accademia dei cosiddetti virtuosi al Pantheon, di cui facevano parte anche gli stessi Gregorio e Mattia Preti. Quindi era un pittore che era, diciamo, considerato anche per una sua certa autoritas dal punto di vista teorico nella Roma del 1600. Roma è quella che ha appena visto passare Caravaggio, quindi tutti i pittori poi all'epoca si mettono a imitare, andando incontro al mercato, quella che è l'opera di Caravaggio. Dei tre calabresi, quello che si distacca di più è forse proprio Francesco Corsa, perché resta presumibilmente legato più ad un classicismo che era quello del Domenichino, presso cui pare abbia fatto praticantato in bottega appena arrivato a Roma. Quello che più va incontro da questo punto di vista al gusto della Roma dell'epoca è Gregorio Preti, di cui abbiamo questa opera qui alla sinistra, Susanna Vecchioni, prolificamente caravaggesco, con questi fondi scuri e questo incarnato molto in evidenza, questi bianchi molto accesi che contrastano col fondo. Tra l'altro dei tre era quello che pare sia stato un po' più manager in un certo senso. Tra l'altro accoglie nella prima bottega il fratello Mattia, che era circa di 10 anni più giovane, quando arriva dalla Calabria, probabilmente passando per Napoli, e lo tiene praticamente più o meno nello scantinato a dipingere quadri che venivano commissionati a lui, perché era già famoso, aveva un certo mercato, e che uscivano da questa bottega poi con la propria firma, in un certo senso, per quanto dipinti o totalmente da Mattia, alcune volte soprattutto piccole figure, o dipinti a quattro mani dagli uni e dagli altri. Addirittura c'è una interessantissima scena di osteria di quelle che andavano molto di moda nella Roma dell'epoca, che si trova alla National Gallery di Londra, in cui i critici sono andati ad individuare dei vari personaggi, che sono circa una decina, tutti quelli dipinti da Gregorio e tutti quelli dipinti da Mattia. Mattia Preti arriva a Roma, al fratello, e comincia a fare probabilmente piccoli quadri come questo che vediamo in fondo, questa Vittoria Alata, che ha una storia particolarmente curiosa, perché viene acquistato sul mercato antiquario come opera di un pittore del XVII secolo di ambito romano, e viene attribuito a Mattia Preti proprio qui, perché è già stato 4 anni fa ospite al nostro museo, appunto appena acquistato. Vittorio Sgarbi venne quel giorno a presentare il proprio libro a Tropea, visitò il museo e, guardando il quadro, praticamente fece l'attribuzione in diretta, legando proprio quest'opera al primo Mattia Preti romano, cioè quello che arriva da Napoli, dove aveva già visto qualcosa ovviamente di Caravaggio e dei caravaggeschi napoletani, e inizia a dipingere nella bottega del fratello queste opere ancora un po' acerbe in un certo senso, ma che già facevano vedere quella che era la cultura pittorica che aveva appunto preso soprattutto a Napoli, quindi il caravaggismo anche in questo caso, con questi fondi molto scuri e questi bianchi soprattutto e questi incarnati molto accesi a contrasto. Ancora però non è il Mattia Preti grande, quello che finisce come pittore ufficiale a Malta, dell'Ordine di Malta, e questo lo diventa soprattutto grazie ai viaggi, prima a Roma ovviamente e successivamente Bologna e Venezia, quindi il Nord Italia. Cosa succede nel Nord Italia? Che viene a conoscenza di quella che è la pittura dei pittori di stile veneto,
anche che erano diffusi per esempio anche in Lombardia, anche a Bologna, e che gli permettono di raggiungere quella che è la particolarità che rende questo pittore unico nel panorama variegato e straordinario di tutta la pittura italiana del 1600. Proprio la fusione fra l'elemento chiaroscurale del Caravaggio e quello che è il gusto per la tonalità e per il cromatismo dei Veneti, in particolar modo del Guercino e del Veronese. E questo lo raggiunge, secondo molti studiosi, nella prima opera che abbiamo in mostra, che è questo Sant'Ambrogio, considerato dagli studiosi che studiano nel dettaglio Mattia Preti, in particolar modo lo Spai, ad esempio, come una delle più belle figure singole dipinte da Mattia Preti. Rappresenta un Sant'Ambrogio che è stato esposto in varie occasioni, sia appunto a Milano ovviamente come santo patrono, ma anche a Venaria Reale in una mostra curata proprio da Vittorio Sgarbi sui Caravaggeschi, ed è appunto quest'opera che ci fa notare appunto il caravaggismo che si mantiene in fondo molto buio, espressione tra l'altro anche questa caravaggesca dei volti. Caravaggio era stato forse da questo punto di vista un po' sottovalutato, uno dei più grandi ritrattisti forse della storia dell'arte italiana, storia dell'arte moderna. Vediamo alcuni elementi che restano di un background anche napoletano, come la fronte molto corrugata con questo chiaro scuro che ricorda un po' gli elementi dello Spagnoletto, ma soprattutto abbiamo il tessuto con questa resa serica straordinaria che si deve proprio al contatto e al gusto di Mattia Preti per la pittura veneta, in particolar modo appunto soprattutto il Guercino. Non è un caso che ultimamente proprio a Taverna è stata organizzata una straordinaria mostra che metteva proprio in relazione le opere di Mattia Preti e quelle in prestito arrivate qui proprio del Guercino. Davvero appunto che, come se posso citare quello che è il titolo della mostra, allora passiamo appunto dal barocco caravaggesco, di imitazione, di ambito caravaggesco, al barocco cosiddetto trionfante. Passiamo a Luca Giordano, proprio con questo tramite di Mattia Preti che all'apice della carriera passa di nuovo a Napoli, compie opere straordinarie quali il soffitto della chiesa di San Pietro a Maiella, e va ad influenzare un Luca Giordano molto giovane che prendeva un po' da tutti. C'è un aneddoto riportato dal De Dominici proprio sulla gioventù di Luca Giordano, in cui praticamente, cosa tipicamente napoletana tra l'altro, dipinge un quadro, cerca di spacciarlo per un quadro di Massimo Stanzione, uno dei grandi napoletani del primo Seicento, quindi tra virgolette come falsario. In realtà era fatta appositamente la cosa per far vedere di essere così bravo da far passare un suo quadro su un ragazzetto di 14 anni, 16 anni, per un quadro di uno dei pittori più importanti della Napoli dell'epoca. Luca Giordano, che però rispetta quello che è un po' così il Seicento caravaggista, probabilmente per una questione generazionale e per un gusto che comincia a cambiare anche nella stessa Roma dove Luca Giordano si trova, cambia, quindi abbiamo una pittura molto più solare, molto più luminosa, una pittura che va verso appunto il cosiddetto barocco trionfante, che Luca Giordano prende soprattutto dalle opere che a Roma vede di Pietro da Cortona. Prima accennava a quell'Immacolata, derivata da una copia di Luca Giordano che copia Pietro da Cortona, quindi il modello cortonesco per Luca Giordano è Siamo con il dottore Pasquale Schiariti, che è tra l'altro uno dei promotori attivi e fattivi di questa bella struttura all'interno del Palazzo Vescovile di Tropea. Un giro in notturna di una Tropea poco conosciuta, perché questa esigenza da parte della struttura e di voi giovani che collaborate poi da anni, non più giovani direi, perché noi ci siamo conosciuti in tempi lontani, anche qui abbiamo fatto qualcosa da un punto di vista culturale.
Sì, diciamo che l'esigenza ci viene da quella che è la richiesta di molte persone che girando per il centro storico di Tropea non fanno altro che chiedere come mai la grande quantità di queste chiese chiuse e perché non vengono aperte. Ovviamente ci sono dei problemi dal punto di vista gestionale, dal punto di vista molto spesso anche della sicurezza per poter mantenere aperto quotidianamente una serie di strutture come quelle che riempiono d'arte in un certo senso il centro storico di Tropea, però in alcune occasioni proprio per essere legate appunto agli eventi temporanei del museo come questa splendida mostra che abbiamo la fortuna di ospitare sulla pittura del 1600 tra autori calabresi e napoletani quali Luca Giordano, abbiamo sentito l'esigenza di almeno per alcune sere far rivivere a questo pubblico, a questi turisti, ma anche agli stessi tropeani, infatti ce n'erano molti questa sera proprio che partecipavano al nostro tour, rivivere un po' quella che è lo splendore di Tropea, della Tropea del 1600, del 1700, quindi questa Tropea che era non solo ricca ma una Tropea che dal punto di vista artistico e culturale era uno dei punti di riferimento fondamentali del Sud Italia. Abbiamo visto appunto dei fasti auri dalla cappella dei nobili, ma anche tutti quei beni che tra virgolette vengono definiti mobili, no? Nel senso che la chiesa naturalmente produceva per abbellire questi edifici di culto. La bellezza dei reliquiari, delle sculture che si trovano all'interno di questo palazzo testimoniano proprio questo voler recuperare praticamente degli elementi che ora sono alla come si suol dire, alla mercé, alla visione di tutti. Quali saranno le prossime attività e magari i prossimi oggetti di cui potremo godere nel prossimo futuro, che state magari restaurando e che andranno ad arricchire queste sale? Anche perché questa non è una mostra temporanea, ma è una mostra provvisoria, che credo, no? Sì, esatto, la mostra sulla pittura del barocco resterà qui fino a tutto dicembre, fino al 31 dicembre, grazie appunto a questo lungo prestito che ci è stato concesso da questi collezionisti. Successivamente il progetto relativo a quella che è la salvaguardia e la rivalutazione di tutti i manufatti artistici che abbiamo in città, soprattutto di epoca barocca, ma non solo. L'epoca barocca, diciamo, è quella che quantitativamente e qualitativamente ci ha regalato il maggior numero di opere, sarà quella di cercare dei fondi per i restauri dei tessuti. Già l'estate scorsa abbiamo esposto tutti i tessuti che andavano dalla fine del 500 fino al 1800, e poi piano piano cercare di fare in modo, anche se questo è molto più complicato, di tentare un ripristino o comunque una rivalutazione di tutto quello che è il patrimonio scultoreo, in particolare modo i tanti altari che sono smantellati, che si trovavano all'interno delle tante chiese tropeane e in particolar modo del Duomo, che attualmente sono sparsi nei magazzini del museo. Bene, quindi con le immagini di queste bellissime opere, che tra l'altro appartengono a famiglie private, mi sembra di capire, sono dei prestiti importanti questi quadri che appartengono alla Scuola del Giordano. Assolutamente, sono tutte opere di collezione private che quindi normalmente non si vedono all'interno delle collezioni dei musei aperte al pubblico, e quindi anche questo rende ancora più esclusivo questo evento che siamo riusciti ad avere ed organizzare qui al Museo Diocesano di Tropea. E dunque con questo evento importante e con la promessa con le telecamere di Merito TV di ritornare qui e magari di intervistare il dottore Pasquale Schiariti e perché no anche il nostro parroco qua del Duomo, giusto, che è naturalmente anima. Lei parlava prima di questo Duomo che è stato smantellato, magari torneremo per uno speciale facendo vedere com'è il Duomo oggi e come magari nella ricostruzione seicentesca attraverso i beni che avete recuperato nei magazzini un tempo era costruito il Duomo Cattedrale, che è dedicato, come diceva prima, alla Madonna Santissima di Romania. E quindi con questa promessa di ritornare a parlare della Madonna Santissima di Romania si conclude questo speciale tutto estivo di Melito TV dedicato a questa Tropea nell'oscurità, questa Tropea visitata di notte.